La tecnologia di cui ho parlato, che è un po' il demonio visto nel futuro dell'energia, è ovviamente quella nucleare. Perché questo? Perché ovviamente l'ultimo referendum, l'incidente di Fukushima, ha creato ancora più sospetto verso l'energia nucleare, ma l'errore principale è chiamare col termine nucleare fenomeni fisici completamente diversi. Ad oggi noi non abbiamo solo reattori a fissione, di seconda generazione tra l'altro, che sono i più diffusi al mondo, ma abbiamo anni, decenni di sviluppo che hanno portato reattori di terza generazione più e soprattutto quarta generazione, reattori molto più eco-friendly, lasciatemi dire, che rispettano maggiormente l'ambiente, sono molto più sicuri e producono meno scorie. Abbiamo poi reattori guidati da acceleratori, gli ADS, che possono servire non solo per produrre energia, ma anche per ridurre le scorie che già abbiamo stoccato, che è uno dei problemi principali ovviamente con le quali le persone si raffrontano quando parlano di nucleare. E non per ultimo ovviamente c'è il discorso della fusione nucleare, che al contrario è un processo completamente fisico dal punto di vista diverso, ma è un processo ancora sotto studio. È importante oggi come oggi dare molti finanziamenti, ma non per Cicero pro domo sua, semplicemente perché il finanziamento può portare dalla ricerca scientifica alla innovazione tecnologica. Ovviamente occorreranno ai ritmi attuali ancora forse 30-40 anni prima di arrivare a una centrale per produrre energia con fusione, ma è un processo che sta andando avanti. Se ci impegniamo a lavorare in quel settore possiamo molto velocemente passare dalla ricerca scientifica di base all'applicazione, quindi all'energia elettrica pulita, senza scorie e assolutamente senza problemi di reperibilità. Quindi è importante continuare a fare ricerca sul nucleare, non mettiamolo da parte. Il nucleare non è solo incidente, è tanta ricerca e voglia di fare, soprattutto italiana. Bruciare le scorie, come ho detto, gli ADS, cioè i reattori guidati da acceleratore, possono essere utilizzati già da oggi perché è una tecnologia scientifica, dal punto di vista scientifico ormai matura. Necessita di innovazione tecnologica, va fatta ricerca tecnologica, possono essere utilizzati per bruciare le scorie già stoccate. Il problema principale, come sapete, delle scorie è che vengono stoccate per milioni di anni nel sottosuolo. Utilizzando gli ADS le scorie possono essere bruciate e la loro pericolosità si azzera nel giro di 500 anni. Quindi questo è l'aspetto principale dei reattori ADS.